La differenza rispetto allo schema multifilare, ecco, è che lo schema multifilare rappresenta tutti i fili. Quindi qui abbiamo ad esempio le tre fasi che sono collegate al termico, che poi a sua volta escono dal termico, vanno nel teleruttore, che poi vanno nel morsettiere, poi vanno al motore. Ecco, questo è un disegno di merda che un nostro cliente faceva, ci ha chiamato perché aveva bisogno di disegnare questi schemi in questo modo e noi gli abbiamo spiegato che questa qui è una modalità assurda, cioè questo lo dico anche a te. Non sottovalutare l'importanza di avere degli schemi disegnati in maniera che sia anche bello alla vista e non utilizzando dei simboli del genere che non stanno da nessuna parte, non sono previsti nemmeno dalla normativa, cioè sono veramente robe assurde, te le rifaccio vedere perché cioè, questo bagaglio qui che tu vedi qua, questo termico soffiante, dovrebbe essere un interruttore magnetotermico, un salvamotore per l'esattezza. Questo dovrebbe essere un teleruttore, cioè, disegnato proprio in maniera. Non trovo neanche le parole per descriverlo. Quindi, quando ci ha chiamato per disegnare uno schema, che in questo caso era corretto farlo multifilare perché tendenzialmente se si parla di schemi di distribuzione come quello che abbiamo visto prima, ci sta lo schema unifilare, ma laddove parliamo di quadri bordo macchina, tendenzialmente si fa lo schema multifilare, quindi si rappresentano i singoli fili. Come gliele abbiamo convertite questo disegno? Cioè, mi sembra addirittura troppo definirlo disegno. Ecco qua. L'abbiamo fatto in maniera un po' più bellina. Qui ancora disegnavo io, Piamonti, c'è, questo è proprio tanti, tanti anni fa, quando ancora disegnavo anch'io in ufficio, e gli abbiamo disegnato uno schema che fosse un po' più decente. Ancora si chiamavano RST, anche se sappiamo che sarebbe corretto chiamarle L1, L2, L3. Comunque, ecco, uno schema che rappresenta la stessa cosa di prima, ma in maniera corretta, con simboli decenti, con robe fatte con un minimo di riguardo per sia l'occhio sia il rispetto della normativa. Qui cosa abbiamo? Dei salvamotori con dei contatti ausiliari. Ciascuno di questi interrompe le fasi, non c'è un neutro. Le fasi passano in un teleruttore, questo è il simbolino del teleruttore. Dal teleruttore escono sempre le nostre tre fasi che vanno in morsettiera, poi abbiamo un cavo che va a alimentare questo motore che è un aspiratore e così via.